Chi l'avrebbe detto che da due gambette nascoste tra le pentole di rame di un rigattiere sarebbe nato l'unico museo al mondo dedicato a Gesù Bambino? Eppure, anno dopo anno, Icky Mayer ha trovato e restaurato così tanti bambinelli da realizzare a Gardone Riviera l'unico museo al mondo dedicato all'iconografia del Divino Infante. Oltre 300 gli esemplari esposti provenienti da tutte le regioni italiane e creati tra il 1600 e il 1900. Negli anni 2000, Icky Mayer, originaria di Monaco di Baviera, italiana d'adozione, acquista un vecchio albergo decadente, ma in una posizione panoramica di gran pregio, e lo restaura pensando a ogni dettaglio in linea con i migliori musei mondiali. Ed è così che nel 2005 vengono inaugurati gli oltre 1000 metri quadri di superficie su due piani. Essendo tutto italiano, di tutte le regioni d'Italia, di tutti i materiali, di tutte le epoche, è una cosa abbastanza unica. Unico pezzo straniero, una Madonna salvata dai bombardamenti della guerra e di proprietà della famiglia Mayer. E questa Madonna, avvolta in sacchi, ha superato il pericolo nascosto dai contadini fuori Monaco, dove mio papà l'ha portato. Curiose le stanze in cui si mostra il prima e il dopo delle statuette trovate a volte in condizioni disperate, ma restaurate e vestite grazie al talento di Icky Mayer, con alle spalle una formazione artistica. Ed è anche questo il fascino del museo, le ambientazioni ricreate con la cura dei particolari anche nella sezione dedicata ai presepi, dove ci si perde tra tessuti, luccichii, oggetti e arredi e si può ammirare un presepe napoletano del 700 con oltre 200 figuranti. E quando ho cominciato 40 anni fa a collezionare i Gesù Bambini, non ho perso l'occasione di prendere anche tutto ciò che io trovavo allora di materiale dell'epoca, stoffe, tessuti, pizzi. Non solo iconografia religiosa, ma vetrina sull'arte del restauro, della scenografia, dell'allestimento. Il Museo del Divino Infante sa distinguersi sotto diversi aspetti, avvolgendo il visitatore in un'atmosfera incantata.